Ben ritrovati! Oggi percorreremo il tratto Santa Maria del Castello Monte Comune, che fa parte di uno dei percorsi più suggestivi e panoramici che attraversano la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, il sentiero CAI 300, ovvero l'alta via dei Monti Lattari. Prima di andare avanti, però, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella. E ora seguitemi! Partiamo dalla chiesa di Santa Maria del Castello, la cui costruzione probabilmente risale al IX secolo, periodo in cui il borgo, confine tra il Ducato di Amalfi e quello di Sorrento, era caratterizzato dalla presenza di un castello, da cui il nome. La storia documentata comincia nel 1450. Sappiamo inoltre che il vicario del Vescovo la trovò diroccata nel 1601. Dopo circa 60 anni le riparazioni furono effettuate, come scrive Monsignor Repucci, vescovo di Vico, usando le offerte provenienti dai fedeli che erano giunti per chiedere protezione alla Santa Vergine contro la peste. Ancora oggi è vivo il ricordo di questo evento e il martedì di Pasqua numerosi sono i fedeli che rendono omaggio alla Vergine della chiesetta. Imbocchiamo via Positano, così chiamata perché percorrendola si raggiunge la vecchia strada che collegava, già in epoca antica, Santa Maria del Castello a Positano. Proseguendo via Positano si arriva al Colle di Cevere, un'ampia zona collinare dedicata alla selvicoltura, con estesi castagneti cedui, utilizzati per ricavarne pali per pergolati e legname per la produzione di cesti e delle tipiche pagliarelle, telai di legno riempiti di paglia, utilizzate in passato per proteggere le delicate piante di agrumi della penisola sorrentina dal gelo invernale. Poco si sa sull'origine del nome, probabilmente si può spiegare come un antroponimo originato dai Cevola, antica casata positanese che in passato era proprietaria della zona. Andando a sinistra arriveremo a Positano e torneremo di nuovo indietro. Prendendo la strada a destra invece andremo verso Monte Comune. Proseguiamo. La strada non è particolarmente difficile, anche se ha una buona pendenza e in alcuni punti è particolarmente esposta. Come potete vedere il panorama è unico, dietro di noi i Monti Lattari e in basso si gode una vista spettacolare di Positano. Questo è il cosiddetto Passo di Piazzano, così chiamato perché rappresenta la congiunzione con una strada che, passando per Monte Comune, porta nella borgata di Piazzano. Proseguendo, passiamo in una delle zone più esposte, denominate Petrale. Il nome deriva dal fatto che il passaggio, molto arido, avviene sulle rocce. Qui e sui pendii spiccano in primavera estese fioriture di anemoni, narcisi, crochi e numerose specie di orchidee spontanee. Ed ecco l'ultimo tratto per arrivare a Monte Comune. Ci aspetteranno panorami spettacolari con vedute mozzafiato sia sulla costiera amalfitana che sulla penisola sorrentina. Per intenderci, un panorama che spazia da Punta Licosa fino a Capo Miseno. Ed ecco a voi Monte Comune. Come potete vedere è splendido già al primo impatto. Il nome del monte deriva dal fatto che, nei tempi passati, secoli fa, ne era riconosciuta la proprietà comunale, ad uso di tutti gli abitanti, che si recavano su questo monte per la coltivazione di orti e la raccolta di legna. Attualmente il Monte Comune è privato, anche se i proprietari, signori Albano, permettono il passaggio incentivandone la fruibilità. Ovviamente, vista la presenza di animali al pascolo, è necessario innanzitutto il loro rispetto. Come potete vedere da queste immagini, il Monte Comune sorge al centro della penisola sorrentina. È una montagna atipica nel settore occidentale della catena ed è una splendida terrazza naturale, ricca di alberi da frutto e vegetazione. La presenza di uno strato di pomici e lapilli, risalente all'eruzione del 79 d.C., fa sì che il terreno sia sempre umido, favorendo la vegetazione. La zona appartenente alla provincia di Salerno è riconosciuta Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e il monte intero parte dei siti di interesse del Parco regionale dei Monti Lattari. Il punto di arrivo dell'escursione è la Croce dei Due Golfi, dove si può godere della migliore vista tra mare e monti. Da questo punto i monti degradano come una gigantesca scalinata verso il mare, fino a congiungersi quasi con capri e faraglioni all'orizzonte.
godiamoci ora una panoramica a 360 gradi dal monte che ci offre un'ampia veduta sulle immagini più celebri della Campania. Le praterie del Monte Comune sono utilizzate da sempre per il pascolo della vacca gerolese, razza in via di recupero, famosa per la qualità del suo latte. Il Monte Comune infatti fa parte dei Monti Lattari. Su questi monti i romani esiliarono gli esuli vicentini che si dedicarono all'allevamento dei bovini da latte. Per le eccezionali produzioni e la qualità del latte, i monti presero il nome di Lactaria Montes. La fama di tale prodotto era tale che il medico Galeno ne raccomandava il consumo poiché l'alta qualità, dovuta alle particolari condizioni di quota, salubrità e pascolo, sanava molti malanni. Tempo dopo lo stesso affermò Cassiodoro. Soltanto nel 1952 alla razza bovina allevata sui Monti Lattari è stato riconosciuto il suo standard ed è stata definita agerolese. Negli ultimi anni si è avuta una progressiva rivalutazione della razza gerolese, consentendo così di poter avviare il riconoscimento della DOP. In quest'ambito si inserisce la famiglia Albano, proprietaria di Monte Comune e dell'azienda agricola che gestisce, la Verde Fattoria del Monte Comune, Mastri Casari dal 1855. L'esperienza artigianale delle origini si unisce alla produzione di un latte squisito, creando, tra i tanti prodotti, il famoso provolone del Monaco DOP. Dell'origine della denominazione si è detto legata al nome del mantello, simile ad un saio, utilizzato dai trasportatori che via mare andavano a vendere il loro prodotto a Napoli, capitale del regno delle Due Sicilie. Affacciamoci ora dal lato di Chiosse, qui è possibile vedere le falesie caratteristiche della costiera amalfitana. In basso è possibile anche notare la statale che collega Piano di Sorrento a Positano e in fondo la spiaggia più grande di Vico, quella di Torbigliano. La nostra escursione è quasi arrivata al termine e passiamo per Punta Calabrice, probabilmente così chiamata per i caratteristici arbusti che fioriscono nel periodo primaverile e simile alle ginestre, i cosiddetti calabrici, che trovano il loro habitat naturale su questa punta di roccia. Da tale punta, con molta attenzione e solo per esperti, è possibile godere di uno splendido panorama su Positano e su un altro colle che sovrasta la perla della costiera, la cosiddetta capa di Masina, così chiamata per la sua forma che ricorda quella di una testa umana. Alla base di questo monte si trova una grotta, detta del Muro, di cui in descrizione vi lascio l'escursione. La nostra escursione finisce qui. Vi lascio godere ancora per un po' gli splendidi panorami che si vedono dal nostro Monte Comune e vi aspetto per una nuova prossima avventura. Mi raccomando, seguitemi ancora. A presto!